scusate. Buongiorno ragazze. Allora, oggi è domenica 14 maggio. Volevo solo farvi gli auguri per la festa della mamma, prima che mi dimentico. Perfetto. Buongiorno. Buongiorno. Ciao papà, buon mattino. Salute festeggiatori. No, infatti adesso io ho capito perché noi sai cos'è che noi festeggiamo di più, perché ce n'è una. Voi ne avete due o tre, quindi siete più moderati, diciamo. Noi diamo il meglio in una sola. Tu poi deve fare pure Diana. Eh sì, lo so. Ma viene prima la comunione o la cresima? Che è sta cresima? Ma è la cresima quando si fa? Ma di comunione ce n'è una sola, perché tipo sul biglietto c'è scritto prima comunione, perché c'era una seconda, una terza. La comunione si dice quando che ti danno l'ostia, quella è la comunione. Ah. Da là la può prendere. Oh, il cazzo, non so se vabbè, abbiamo capito. Vedremo poi, qualcuno ci informerà meglio. Ciao Cici. Mamma ti deve pulire un po' il nasino, eh? Vabbè, ma fino a mezzogiorno che stai in chiesa, che te frega, tanto che ti credi di essere un po' in ritardo. Brava amore, che fai, balli? Non ha più sto telefono, manco lo zoom me lo fa più. Mi chiamo, però tutto il fumo arriva in faccia a me. Vieni di qua. Vai! Dai! Goal! Sembra una panzona questa vestita. È perché c'è tutto il Wulan sotto che gli fa rimanere la gonna larga. Dai! Brava! Io il telefono, sai,
Brava amore, brava. Da zia, lancia la palla a zia. Buongiorno, buongiorno bella, buongiorno, 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 bucciola, bella nana nel lettone di mamma e papà, cucciola mia, dormigliona. Allora, buongiorno, scusate la faccia, non so neanche che faccia, ma non importa. Sta di fatto che oggi è il giorno dopo, ieri non ho filmato niente, ma non c'era praticamente niente da filmare. Siamo stati praticamente tutto il giorno seduti a un tavolo. Ci siamo sempre comunque alzati, sgranchiti le gambe, per carità, però siamo sempre stati in un cortile, cioè. Non è che avevo un granché da farvi vedere. E poi niente, siamo tornati ieri sera che era tardi, cioè tardissimo, erano già le 8, stanchi, morti. Ma cosa. Scusatemi. Ho bevuto un po' di arancia e adesso mi sta tornando su. Marco praticamente si è addormentato sul divano, si è svegliato alle 10 e passa. Ho detto, io adesso lo dato da mangiare a Diana, ci siamo cambiate. Ho mangiato un pochino di brodino che aveva fatto mia mamma e ce ne siamo messi nel letto e siamo andati a mamma e buonanotte a tutti. Adesso Marco è al lavoro, sono già le 10 e mezza penso, Diana è giù. Io come vedete dal casino qua devo fare i letti. È una bellissima giornata di sole oggi, fa caldo finalmente, forse, non voglio parlare troppo in fretta, ma forse è arrivato il bel tempo anche qua da noi. E niente, questa è bella. Se sentite il rumore in sottofondo è perché ho la finestra aperta e ci sono tutte le macchine che passano e fanno rumore. Comunque niente, dopo penso che andremo a fare una piccola passeggiata fino in centro, che da noi oggi è lunedì, c'è il mercato. E niente, oggi sinceramente non ho idea di quello che farò, ma non ho nulla in programma a parte mettere un pochino a posto, sistemare, fare una lavatrice, cose così. Niente. Ragazzi, sono passate un paio di ore, noi siamo già stati al mercato, abbiamo fatto pranzo. Adesso sono già le 2 qualcosa. Io mi sono già mezza stesa qua. Tanto Diana è lì che sta giocando un pochino. Cosa fai? Riempi il balloncino? Brava, soffia. Papà è capace, non chiedere a me che sennò soffio una volta e mi escono i polmoni. Infatti c'ho il fiatone perché ho fatto 2 volte le scale di fila con Diana, perché siamo salite e, cioè, lei sale da sola, nel senso che gli do la mano e sale i gradini, però è normale, è piccolina e quindi bisogna tenerla e contare, no? 1, 2, 3 i numeri, contare i gradini. Però che sta furba, siamo salite la prima volta, arriviamo qua in camera, mi fa mamma cacca. Volevo morire, infatti poi l'ho ripresa in braccio, sono scesa giù con lei, l'ho cambiata e poi di nuovo sulle scale, di nuovo contro le scale. E per l'esattezza qua noi per arrivare su in camera sono 15 gradini. E quindi, niente, ora c'ho il fiatone, ma devo chiudere le tapparelle fuori. Scusate se sbadiglio. Scusate, c'ho un pochino sonno perché qualcuno qua si è svegliato intorno alle 6 e mezza, che ci aveva sete. Io ho dato un po' d'acqua, poi l'ho presa nel letto con me, sinceramente, perché poi sapevo che avrebbe fatto fatica a riaddormentarsi, invece tanto mi ho detto sono le 6, tra 2 ore ci dobbiamo alzare. Ho detto va bene. L'ho messa nel letto con me, infatti poi si è riaddormentata subito. E quindi
però io poi non sono più riuscita a farmi tutta una tirata fino alle 8:30, così. Scusate. Perché un po' mi sono svegliata, perché poi a un certo punto abbaiava il cane, poi lei si girava, poi c'avevo paura che Marco la schiacciasse, che non sapeva che lei era mezzo a letto, quindi ho paura che la schiacciasse. Quindi praticamente io dalle... Parli al telefono? Brava. E quindi niente, sono stanca, sinceramente un'oretta. Quello vorrei fare anch'io. Adesso vi dico, chiudo le tapparelle così non si fa più buio la stanza. E metto Diana nel letto con me, mettiamo un cartone e buonanotte a tutti. Anche se tra un po' in teoria dovrebbe passare Marco, perché oggi faceva lo spezzato. Iniziava dalle 10 alle 2 o alle 3, poi riprende dalle 5 mi sembra, fino alla chiusura, fino a mezzanotte e mezzaluna. E quindi niente, mia mamma è andata a lavorare, come dicevo siamo andate alla fine al mercato, mi sono comprata anche 2-3 cosette che magari dopo ve le faccio vedere, perché non sono anche altre due cose che avevo comprato forse al supermercato. Oddio, ve le raccatto tutte e ve le faccio vedere così in fretta, senza dover fare proprio il video a parte. Anche perché mi spiace, questo vlog sarà povero di contenuti, però portate pazienza, è andata così. E niente, poi di pomeriggio mi devo riordinare tutte le fatture, perché domani poi devo andare dal commercialista. Ecco, domani mi sa che sarà una giornata un po' più impegnativa, perché devo andare a Torino, devo andare al commercialista, devo andare a ritirare gli esami del sangue che avevo fatto per la toxoplasmosi, perché chi mi segue sa che non sono immune, quindi ogni mese e mezzo così mi fanno fare un prelievo di sangue. E poi volevo passare da Biella Scarpe, perché sono andata l'altro giorno sabato, che mi sono comprata le ballerine perché mi servivano per ieri. Scusate. Alla cassa ho visto, c'erano tutti i portachiavi carini, però costavano 9,90 euro, sinceramente non volevo spendere così tanto, però mi serve assolutamente, date essendo rotto, stavo dicendo, mi serve assolutamente un portachiavi, che devo attaccare le chiavi di casa e la chiave della macchina, però non ne ho. Ne avevo un paio carini che avevo usato nei mazzi vecchi, tra l'altro uno Marco me l'ha rotto, un altro me l'ha perso, quindi tanti auguri ai miei portachiavi, quindi me ne devo andare a comprare assolutamente uno. E niente, dai, adesso vediamo se riesco a far addormentare la peste qua. Adesso è lì che sta guardando i DVD. Guardate. Che stai facendo, mamma? Scegli il cartone, cosa ci guardiamo? Cosa vuoi vedere? Quello vuoi vedere? La mucca? Vuoi vedere la mucca? Adesso mamma te la mette, dai. Che hai fatto l'acceso così? Però tu non lo sai, lo sai solo accendere, non lo sai anche dire. Non pestarli però, mamma, che li rovini, sono tutti tuoi. Non tirare lì, no, adesso viene mamma, dai. Allora ragazzi, ormai sono le 10 e 2-3 minuti, io e Diana abbiamo già cenato, non ho fatto niente di che, ho fatto giusto una frittatina, che avevo delle uova belle fresche che mia mamma le ha prese da una sua amica che fa l'imprenditrice agricola e ha le galline, quindi ogni settimana gli porta 6 uova sempre fresche, e quindi ho fatto una bella frittata con zucchine e un pochino di tipo pancetta, ma non è proprio pancetta perché non c'ha il grasso, è tipo un prosciutto fumicato, una cosa tipica rumena. E io l'ho mangiato solo un pezzettino di frittata con un po' di stracchino. A Diana gli ho fatto la pastina col sugo, non volevo filmarvi sinceramente, però Diana ha preso possesso del telefono per guardarsi i cartoni, e visto che comunque stava tranquilla e ha mangiato praticamente, ha avanzato una forchettata di pasta, un po' di uovo, perché poi gli ho fatto anche un ovetto strapazzato con un po' di formaggino, e avanzato anche un pochino di uovo, però dai, tutto sommato ha mangiato. Adesso io ho lavato i piatti, adesso mi volevo mangiare, non so se si vede, adesso sgoccio tutto l'acqua, le ciliegie che, sì, infatti mi sono sgocciolata tutto adesso,
Ho preso una vaschetta di ciliegie al mercato e adesso praticamente la finisco. E niente, mio papà mi ha chiamato e ha detto che stava arrivando perché oggi è stato in trasferta in Toscana a Viareggio. E ha detto che era in tangenziale, che tra un po' arriva. Infatti io qua dietro non so se si vede, ma è apparecchiato ancora per lui. Non so, magari ha già mangiato, però non lo so. Diana è di là che sta giocando, adesso ve la faccio vedere, ve la faccio salutare. So che vi avevo detto che vi avrei fatto vedere le cosette che mi sono comprata oggi al mercato. Ve le farò vedere domani mattina. Voi lo vedrete praticamente tra qualche secondo. Però io concludo adesso qua il vlog. Vi mando un grandissimo bacio. So che questo vlog è venuto un po' così, però ormai, cioè, chi mi conosce, sa che i miei video non sono poi tutto sto granché. E niente, comunque spero di rivedervi molto presto con un nuovo video. Ciao! Ciao mami! Cosa fai tesoro? Giusto perché avevo appena messo a posto, eh? Adesso dobbiamo cambiarci, metterci il pigiamino, cambiare il pannolino. Mi fai ciao ciao? Bravissima! Allora, adesso come vi avevo detto nel vlog, vi volevo fare vedere quello che avevo comprato al mercato. Devo promettere due cose. Uno, mi vedete cambiata, con i capelli cambiati, perché è passato del tempo, perché bene sì, io sono mesi che ho questo vlog ormai nel computer, ma non riuscivo mai a girare questa parte finale che ora, dopo due mesi, sto provando a concludere. Speriamo che mi esca. Quindi, se volete maggiori dettagli, andate nell'ultimo video che ho pubblicato e capirete un po' di più. La seconda cosa che vi devo dire è che le cose che vi farò vedere le ho comprate sia al mercato qua in un paese da me, sia in un altro mercato a Chivasso. Quindi adesso vi faccio vedere. La partiamo da questa, che è una borsa. Una borsa fatta in tela, quindi con i manici marrone scuro e questo color viola, linaccia, così. Ha questa scritta dorata in spagnolo, che adesso sinceramente l'avevo tradotto subito quando, prima di comprarla, perché ho detto non sa mai che compro una porcheria. Ora però non mi ricordo bene cosa vuol dire, quindi non vi dico cosa significa, perché poi magari sbaglio e vi dico delle castronerie. Dentro è fatta così, l'ho portata, a me non, praticamente mi lascia indifferente, l'ho portato insomma, però l'ho presa perché mi piacciono le borse di stoffa qua di lato fatto così. E anche la tracollina è bella capiente, non è assolutamente una borsa estiva, infatti la userò quest'autunno. E questa l'ho pagata 10 euro al mercato di Chivasso. Poi sempre faccio vedere le cose che ho comprato al mercato di Chivasso. No, questo infatti ho comprato due pigiami a manica lunga, così, aperti con i quattro bottoni sul davanti, e rosa, ha il pizzo qua sotto e anche sulle maniche, vedete è a maniche lunghe, perché io l'ho presa per questo autunno, anche per l'ospedale. Questo ha i bottoncini davanti, in modo che comunque posso sbottonarmi e allattare. E questa qua è misura M, l'ho presa e l'ho pagata 6 euro. Qua sulle spalle c'è il pizzo che è trasparente, quindi si vedono le spalle. E i pantaloni sono semplici rosa, questa è la parte di sotto. E allo stesso banco
ho comprato pure una seconda secondo pigiama. Questo qui invece è sul con bianco e viola, e sulla parte davanti qua dove c'è questo pizzo è anche lui trasparente. Anche questa è aperta sul davanti, e questa invece sotto non ha il pizzo ma è arricciato, e la manica è sempre lunga, però è normale, non ha niente. Anche questa è misura M. Il pantalone è così, e la parte di sotto è anche essa arricciata. Anche questo appunto 6 euro. Poi sempre da Chivasso ho comprato anche la vestaglia, questa mi mancava, è così rosa, è della linea Happy Mamma, misura S. Mi sta già adesso, cioè anche adesso se me la voglio mettere me la posso mettere, ma non mi sembra il caso di andare in giro in vestaglia adesso a luglio, soprattutto vestaglia a manica lunga. È molto carina perché sul davanti è intrecciata, vedete, questo si chiude con un fiocchetto. E io l'ho pagata 10 euro al mercato, però io l'ho vista questa camicia, da questa vestaglia, da non mi ricordo più se era Iper Bimbo o Prenatal, e costava una 50 euro, non sto scherzando. Infatti quando l'ho vista non ci potevo credere, l'ho presa e ho detto tu vieni con me perché in ospedale avrò bisogno di te. Poi dall'ospedale, buonanotte, dal mercato di Chivasso ho comprato anche questi paio di pantaloncini. Questi qua li ho pagati 5 euro. Sono quei pantaloncini che vestono a vita alta. Ho preso una misura L, modo che siano morbidi. Naturalmente sono dei pantaloni che io adesso non posso mettermi, sinceramente li ho presi per l'anno prossimo, però non so, mi sono piaciuti tanto, mi è piaciuto il materiale perché è un buonissimo materiale, mi è piaciuto il colore, ho detto spero la prossima estate di riuscire a entrarci dentro. Poi vabbè, immancabili i calzini con le renne, ragazze. Ebbene sì, ho trovato questo set di 3 paia di calzini, sono tutti uguali, tutte con le renne, però cambia il colore, insomma. E questo l'ho pagato 1,50 euro 3 paia, quindi ho detto sì, voi venite con me per quest'autunno, quest'inverno, andate benissimo. E infine al mercato di Chivasso ho comprato anche questa, che adesso aspettate un attimo che è all'incontrario. Perché se all'incontrario, comunque l'avete già vista proprio in questo vlog, già indossata, questa camiciola, insomma un camicione blu a quadretti con le maniche a 3/4, l'ho pagato 8 euro al mercato. Un po' caro, se la trovavo a 6 era meglio, però non l'ho trovata, e va bene questo qua a 8 euro. Comunque me l'avete vista già indossata. Ora passiamo al mercato qua del mio paese. Qua ho comprato questa canottierina a righe, rigorosamente bianca e blu. Vedete che sembra più corta davanti, ma non è corta, è esattamente misura giusta davanti, semplicemente che è più lunga dietro, e dietro è fatta così, ha questo fiocco che a me piace un casino, e poi è a pois. È trasparente sulla schiena, e questa veniva pagata 10 euro. Una cosa che io adesso non me la posso mettere perché con la panza mi rimane mezza panza di fuori, e poi perché lo slargo tutto il rovino non mi va, però quando l'ho visto, soprattutto per questo dettaglio col fiocco, righe, fiocco e qua c'è tutto insieme, quindi ho detto no assolutamente questa maglia deve venire con me, quindi me la sono presa e la metterò appunto il prossimo anno. Un'altra canottiera che ho preso è questa qua, sempre a righe, bianca e rosa, con questi bottoni davanti, e la parte sotto è molto larga, molto frufru, e questo mi permette di metterlo anche con la pancia. Ormai la metto al limite, nel senso che tra un po' mi sborda fuori, perché appunto non è un top per donne incinte, è semplicemente un top normale, però ha questa forma qua, diciamo, insomma.
E anche questa l'ho pagata sempre 10 euro. Un po' carucce, sinceramente, per me, per essere le cose del mercato, però mi sono piaciute troppo e non ho resistito. Infine, poi ho preso questo vestito, che è più che vestito un tendone da circo, pagato 6 euro. Adesso non renderà mai l'idea, ma vabbè, è fatto così e si allarga tutto, è una cosa enorme, appunto, è un tendone da circo, magari me la vedrete indossata in qualche vlog. Poi passiamo a questo, che è uno di quei tipo reggiseni sportivi, non so come si chiama, reggiseno con le coppe comunque. Questo l'ho preso anche per l'ospedale, per quando andrò a partorire. Perché quando sono andata a partorire Diana, appunto, mi hanno messo sotto la doccia e prima sono stata col reggiseno, però mi dava fastidio perché avevo il ferretto, quello tolto e non lo so, poi stavo praticamente con le tette di fuori, non lo so, non mi sono sentita per niente a mio agio. Vabbè, anche se in quel momento non me ne fregava poi una mazza perché soffrivo come un cane, però ho detto vabbè dai, non mi costa niente, alla fine questo qua l'ho pagato 3 euro. È bello grande, elastico, qua c'è scritto LXL. Se avessi avuto anche la XXL avrei preso quella perché voglio che sia proprio morbido, voglio stare comoda. Io ho il seno piccolo, però di busto insomma mi sono un po' ingrandita. Spero che comunque mi vada bene di trovarmi bene. Volendo si può togliere comunque l'imbottitura, però appunto non avendo seno, nonostante io sia incinta, non ho seno. E non ci cioè, porto una terza, ma proprio scarsa, scarsa. Quindi vabbè, insomma, ho comprato questo coso qua. E infine passiamo alle ultime due cose che ho comprato al mercato. Uno sono questi pantaloni pagati 4 euro perché mi è cresciuto il popò e non ci sto più dentro. Questa qua è una misura grande, anche questa è tipo XXL appunto, cioè vabbè, per XXL per loro, per me forse una L, però per queste misure taglie cinesi praticamente, anche se la bancarella dove l'ho comprato è un arabo, però sono cose cinesi, infatti c'è scritto sopra, c'è scritto Made in China. XXL per loro equivale a questo, però niente, mi interessa solo che mi ci entri e ci sto comoda, non mi stringe come una salsiccia. E un altro paio di calzoncini che ho comprato sono questi qua. Allora, sinceramente questi li ha comprati mia mamma, però ha detto che lei non si trova. Io una volta un giorno glieli ho chiesti perché non sapevo che cavolo mettermi neanche per stare in casa e ha detto boh, tieniteli, tanto stanno meglio a te. Quindi niente, anche questi qua pagati 4 euro, sempre la solita bancarella. E questo è quanto, questo è stato, mi sembra tormentata la gamba, scusate. Questo è quanto, questo è stato lo shopping, vedo che ho già parlato per circa 12 minuti, solo io posso fare questa cosa. Comunque niente, allora vi mando un grossissimo bacio e spero di rivedervi molto presto con un nuovo video. Ciao!